Ciao! Allora, oggi faccio un video tag che ho visto fare da Elena Stardust e Jessica Mix ed è i 5 prodotti con il buco e, ed è un tag che è stato ideato da Katie Centos e Company, il gruppo che c'è su Facebook con un sacco di ragazze da YouTuber e niente, io l'ho visto in giro e ho pensato fosse carino, ho pensato di farvi vedere anche i miei 5 prodotti con il buco. Prima una cosa, ho fatto il terzo buco qua sull'orecchio qui in alto, che niente, mi piace tantissimo, lo volevo fare da tempo, ho preso coraggio e l'ho fatto. E poi volevo ringraziare tutti perché siamo più di 200 iscritti e quindi un bacione a tutti. Iniziamo, vi faccio vedere i miei 5 prodotti con il buco. Per primo questa qua che è una cipria della Essence ed è la Essence All About Matte Fixing Compact Powder e questa qui è quella trasparente e è bella bucata. Io le ciprie dell'Essence le ho provate tutte, ho provato questa, quella Pure Skin nella confezione azzurra, quell'altra colorata, mi sono sempre trovata bene con tutte, però questa forse è una delle mie preferite perché appunto non altera il colore del trucco che avete messo sotto. Un altro prodotto in polvere è questa terra qui, che non è più neanche riconoscibile. Vi faccio vedere la versione intera, che è questa terra qua, che è la Sun Glow della Catrice, di cui ho fatto anche qui una recensione molto positiva. A me piace tantissimo, non è una terra da contouring, ma è una terra che io applico su tutto il viso per dare un po' più di colore ed evitare di essere fantasmino. E come potete vedere, questa è completamente terminata e mi è piaciuto un sacco, infatti l'ho subito ricomprata. Questa qua, poi un prodotto Kiko che è questo qui ed è la palettina quella con i quattro correttori. Ve la faccio vedere, eccola qua. Questi due sono per le occhiaie, quello più chiaro, quello più scuro, quello verde per coprire le imperfezioni, quindi i brufoletti, e questo qui che è un lilla serve per le zone spente del viso. Io sinceramente questo qui lilla non l'ho mai utilizzato, invece gli altri come vedete sono tutti finiti. Ed è una palettina davvero buona, i correttori per le occhiaie li ho trovati molto buoni. Però non credo la ricomprerò perché questo verde l'ha usato più mia sorella, io non l'ho usato tanto e poi appunto questo qui non l'ho per niente sfruttato, lo uso ogni tanto come base ombretto. E poi qui c'era un illuminante che anche questo è stato poco utilizzato. Quindi questa palettina qui con i quattro correttori della Kiko. Un'altra palette che ho fatto vedere in tutte le salse, credo, una delle mie palette di ombretti preferiti, è questa qua, che è la Just Me Too della MUA. Non la alzo tanto perché c'è questo ombretto qui rotto e non vorrei che cadesse giù. Comunque, questa qua, vedete, c'è questo, ecco appunto, c'è questo ombrettino qui che è il Naked, che ho utilizzato tantissimo, e anche questo grigio qui che è l'Exposed. E quindi, tanto cadono ombretti, e quindi ho utilizzato un sacco, appunto, c'è un sacco di luce, non riesco a farvi vedere questi due ombretti qui, ma in realtà anche tutti gli altri sono stati molto utilizzati. Lasciate perdere che fa schifo, dovrei pulirla, ma tra un po' la ricomprerò perché appunto è un po' tutta distrutta e anche gli altri ombretti in realtà li ho utilizzati molto, quindi questa palette è davvero una delle mie preferite. Ci sono tutti i colori che io utilizzo giornalmente ed è super super economica ed è fantastica. E poi come ultimo prodotto è questo qui che ho fatto vedere probabilmente in un video dei prodotti finiti, che è un trattamento per le labbra a base di vaselina, quindi non è niente di bio, però è l'unica cosa che funziona quando le mie labbra sono piene di taglietti. E che quindi questo trattamento per le labbra con aloe vera ed è così, vedete, cioè non ce n'è più dentro e sì che c'era abbastanza prodotto. E niente, io soprattutto di inverno o quando c'è tanto vento le mie labbra si seccano tantissimo e proprio si tagliano. E quindi la sera o anche durante il giorno se ne ha bisogno, ma tutte le sere applico questo qui, lo prendo un po' con il dito e lo metto su tutte le labbra e la mattina ho le labbra praticamente perfette, quindi questo è davvero davvero buonissimo. E un prodotto simile a questo potrebbe essere il Blistex, di cui forse avevo anche già parlato. Sicuramente ne ho fatto un post su Instagram, quindi magari andate a vedere. E Blistex, un altro trattamento labbra non bio, però buono, buono, buono. E quindi questi sono i miei 5 prodotti con il buco.
Se vi va, fatemi sapere quali sono i vostri prodotti. Scusate se sono un po' spettinata, ma ho fatto due trecce, io non sono molto brava con le acconciature, mi sto cercando di specializzare un po' di più. E vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!